Ciao a tutti ragazzi, dopo il video di una mezz'ora circa che ho pubblicato oggi, voglio andarci cauto perché non voglio creare un numero elevato di video troppo lunghi, quindi ho deciso di rispondere a due commenti che in particolare mi hanno colpito, che mi avete lasciato in questi giorni. Se questo potrà essere di vostro gradimento, potremmo iniziare una vera e propria rubrica a proposito di questa cosa qui, perché io leggo tutti i commenti, che non vi salti in testa che butti il video così e poi no, io leggo tutto. Poi non ho sempre il tempo di rispondere, ho piacere a farlo in alcune occasioni, ma come ben sapete un commento è difficile, in un commento è difficile spiegare tutto quello che hai in testa. Quindi mi piace ogni tanto fermarmi e ragionare, perché tante volte i vostri commenti sono dei veri e propri spunti di riflessione per la creazione di nuovi video. E in questo video invece voglio rispondere direttamente a voi. Il primo commento è di Matteo, che dice: ti invito a fare una riflessione su questa questione. Invece mai infortunarsi, tocchiamoci tutte le palle, e lo sto facendo, caro Matteo, fidati. Vlahovic, la Juventus non avrebbe più nessuna chance di segnare e molto probabilmente ritorneremo alla situazione pre-mercato di gennaio. Quindi speriamo veramente che possa esserci sempre, ma rendiamoci conto che dipendiamo da lui. Pasquale risponde: è una riflessione inutile la tua, se posso permettermi, se si fa male Vlahovic torniamo a giocare come quando Vlahovic non c'era. Vedi tu. Allora, credo che la risposta di Pasquale sia un po' scorbutica, ma abbastanza efficace, nel senso che la Juventus non ha completamente cambiato il suo modo di giocare. Questo era accaduto nella primissima partita con la Las Verona, questo è accaduto nella seconda partita, sto parlando post-mercato ovviamente, nel secondo tempo col Sassuolo, e questo è accaduto con l'Atalanta, quando Allegri ha deciso di schierare il tridente pesante. Poi con l'Atalanta purtroppo iniziamo a perdere dei pezzi, col Villarreal iniziamo a non avere tutti e tre gli attaccanti a disposizione e in questo momento sappiamo che siamo anche in un momento particolare per via degli infortuni. Siamo un po' corti, abbiamo bisogno di recuperare un po' di giocatori, anche quelli che in questo momento sono da noi, sono un po' stanchi, vedi Cuadrado che da qualche partita a questa parte non sembra essere il miglior Cuadrado e quindi dobbiamo fare anche un po' di necessità e virtù per mettere insieme una formazione titolare di livello per cercare di non avere altri infortuni come quello di Zaccaria e comunque allo stesso tempo fare il risultato. Quindi capite bene che sono tutte cose complicate da mettere insieme. Dovesse farsi male Vlahovic, e come sempre gli scongiuri, mi raccomando, sarebbe un bel problema. Lo dico proprio tranquillamente anche nel video di oggi, ribadisco che noi abbiamo assolutamente bisogno di Vlahovic e sarà un po' il motivo per cui la Juventus potrà andare a pensare a qualcosa di molto positivo da qui alla fine della stagione, sia in Champions che in Coppa Italia che in campionato. Vlahovic, non nascondiamoci, non prendiamoci in giro, è il nostro nuovo fulcro del gioco, il nostro nuovo sole. Dobbiamo ragionare sul fatto che lì davanti fortunatamente è stato preso un giocatore molto molto forte, molto molto giovane e che può effettivamente fare la differenza. E abbiamo visto quanto effettivamente la sola presenza di Vlahovic possa andare a darti quel qualcosa in più. Lo dico tranquillamente, probabilmente in un campionato normale, no? Nella prima parte del campionato, avessimo affrontato Empoli-Juventus senza Vlahovic ma con Morata e Ken, ed eventualmente Kulusevski, perché è vero che Kulusevski sta iniziando a far bene al Tottenham, ma rifarei lo scambio, tra virgolette scambio, quindi Kulusevski fuori, Vlahovic dentro altre 100 volte, ma se fossimo rimasti con la stessa squadra, quella partita con l'Empoli lì è una partita complicata da vincere. Il fatto di avere Vlahovic in squadra invece ti dà quel qualcosa in più. Io ho sempre detto che questa Juve necessitava di un finalizzatore e secondo me questo primo mese di Vlahovic-Juve ci ha dato un'impronta forte sul fatto che quella cosa poteva essere abbastanza vera e sul fatto che a Vlahovic, se dai dei palloni, lui te la butta dentro. Quindi dobbiamo sforzarci a dare ancora più palloni a Vlahovic, perché di giocabili e di palloni che davvero sono puliti per creare appunto una palla gol pulita, fino adesso abbiamo un po' scarseggiato. Si può e si deve fare assolutamente meglio, soprattutto nella parte finale della stagione, quando le squadre devono iniziare a crescere e a maturare se vogliono ambire alle posizioni più importanti dei campionati o le posizioni più importanti delle coppe. Se no, semplicemente ti accontenti, ti va bene così e finisce lì. Il problema è che Vlahovic, problema, tra virgolette, il bello è che Vlahovic, nonostante fino adesso non abbia avuto chissà quante palle super giocabili, è riuscito comunque a buttartene dentro tante. Il primo gol con l'Hellas, l'autogol che va a procurarsi col Sassuolo, il gol in Champions, la doppietta
con l'Empoli. Poi è vero, sì, con l'Atalanta non ha fatto gol e ha fatto una brutta prestazione dove è stato abbastanza imprigionato anche da Demiral. Col Toro non ha fatto gol ed è stato abbastanza imprigionato da Bremer. Sì, è vero, ha sbagliato un paio di partite, ma a me tutta questa voglia di iniziare a mettere in croce a Vlahovic dopo un paio di partite che non ha segnato non mi è piaciuta. Mi è piaciuta invece la sua esultanza dello stile parlate, 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 che poi io vi faccio vedere. Quindi secondo me dobbiamo concentrarci sul fatto che Vlahovic è un calciatore della Juventus. Poi gli infortuni purtroppo fanno parte del gioco. Abbiamo Chiesa che secondo me sulla carta inizialmente era il giocatore più forte della rosa Juventus e ce l'abbiamo fuori fino alla fine della stagione e vedremo come tornerà. Abbiamo McKennie che secondo me era il centrocampista che di più di tutti stava dando e si è fratturato il piede, quindi speriamo di aver già pagato il nostro conto con gli infortuni o gli infortuni a lungo termine e godiamoci il fatto che Vlahovic qualcosa in più ce lo sta dando per il solo fatto che Vlahovic esiste. Quindi incrociamo le dita affinché Matteo questa cosa possa non concretizzarsi mai, perché sarebbe un bel problema. Il secondo commento invece è quello di Lorenzo, che ci scrive: comunque da juventino dico che, cari miei juventini, mi siete arrivati sulle balle. Se vinciamo non va bene, se pareggiamo non va bene, se perdiamo non va bene. È un momento critico della stagione, è arrivato il momento di mettere a parte le critiche del non gioco. Vi ricordo che il mister ha vinto 5 scudetti col non gioco e voi vi lamentate. Basta, sostegno la squadra e la società sempre. E Gabriella dice bravo. Allora Lorenzo, non ho capito se era rivolto nei miei confronti oppure no, ma io darò una risposta abbastanza generale. Partendo dal presupposto che il discorso del gioco può interessare come no, sinceramente a me non mi interessa, l'ho sempre detto, io sono contro le etichette, odio quando mi si dice allegriano, non allegriano, dybalista, non dybalista, io sono juventino, parto dal presupposto che tifo la Juventus, al di là dei calciatori che giocano la Juventus, al di là della dirigenza che controlla la Juventus, al di là dell'allenatore che allena la Juventus, io tifo per la Juventus e questo rimane. Se devo scegliere un'etichetta da attribuirmi oltre a juventino, scelgo risultatista, e cioè metto sempre il risultato, il concreto, davanti alla prestazione. È ovvio che se riusciamo a raggiungere il risultato, il concreto, anche tramite la prestazione, sono contento. Non sono qui a sperare di giocare male per vincere, non sono qua a sperare di giocare bene per perdere, perché secondo me non c'è una correlazione forte tra il giochi bene vinci, giochi bene perdi, o il giochi male vinci, giochi male perdi. Assolutamente no. Puoi giocare bene e vincere, come puoi giocare bene e perdere, puoi giocare male e vincere, come puoi giocare male e perdere. Poi rimane sempre un discorso abbastanza soggettivo il capire che cosa ti piace vedere, perché la bellezza è una cosa soggettiva. Non ci sarà mai una cosa bella per tutti, non ci sarà mai una cosa brutta per tutti. Io dico una cosa, credo che sia abbastanza sbagliato comunque ragionare in questo modo, del tipo, dato che Allegri ha sempre vinto, allora lo sostengo sempre, o viceversa, dato che Allegri ha sempre vinto in un modo che non mi va bene, non lo sosterrò mai. Io sono risultatista, lo dico proprio chiaro e tondo. Ma non arriverò mai a un estremo così alto da dire ho vinto? Bene, allora è andato tutto bene. Come non arriverò mai a dire ho perso o ho pareggiato? Bene, allora è andato tutto male. Io prendo sempre il risultato davanti alla prestazione. Poi c'è tanto da parlare. È ovvio che per quanto mi riguarda l'unica legge suprema è quella del campo. Quindi il campo mi va a determinare chi ha ragione e chi ha torto. Noi facciamo i tifosi, gli opinionisti, ci divertiamo, diamo la nostra interpretazione, poi è il campo che alla fine ha la risposta a tutto. E quando Allegri andava male, quando Allegri ora sta andando meglio, sarà Allegri a decidere il suo destino e come verrà ricordata questa stagione. Poi troppo tardi, troppo presto, ce la possiamo fare, non ce la possiamo fare, sta tutto ad Allegri. Io sono abituato a valutare alla fine dell'anno l'operato di ogni allenatore, poi partita dopo partita vado a dare la mia impressione. Ma per quanto io sia risultatista, non esiste nel mondo che se vinciamo una partita, bene, perfetto, abbiamo vinto, allora non c'è niente di cui discutere, o abbiamo perso una partita, no, dovevamo vincerla e allora che? No, a me piace sempre prendere il bello e il brutto e cercare di mettere un po' a posto, un po' in ordine, mettere dei punti e cercare di capire dove si può migliorare, dove si è migliorati, dove si è peggiorati. Perché mi piace parlarne, è anche il mio mestiere, ma se voi dall'altra parte state ascoltando è perché anche voi fate allo stesso modo questa cosa, magari con giudizi differenti, con anche una sensibilità differente, un modo diverso di analizzare la questione. Ma questo è, secondo me, ogni tifoso della Juventus dovrebbe avere al primo posto la vittoria,
poi cercare di capire come ci si arriva a quella vittoria. Capisco che non è così, perché anche questo fa parte della filosofia e del modo di tifare di ognuno di noi, non si arriverà mai a un punto comune. Secondo me, tra la sfumatura, l'importante è il risultato e fine, e l'importante è la prestazione fine, ci sono appunto queste sfumature di grigio tra il bianco e il nero che vanno analizzate e prese in considerazione. Poi io sono sempre molto più vicino all'importante risultato. È logico dire che non mi accontento però solo del risultato, che deve essere la cosa più importante, che quando arriva mi va sempre bene, poi bisogna capire nel frattempo che cosa è andato bene, che cosa è andato male e dove appunto possiamo andare ad insistere per cercare di migliorare quel determinato concetto. Perché il non gioco e il gioco sono due parole vuote, prive di significato, non voglio dire niente, quella squadra gioca bene e questa squadra gioca male, non vuol dire assolutamente niente. Non vuol dire nulla. Quella squadra vince, quella squadra pareggia, quella squadra perde, invece vuol dire, perché qua abbiamo la possibilità di toccare con mano i tre punti, il punto e gli zero punti. Ma secondo me va sempre presa quella fascia in mezzo, quella sfumatura in mezzo, e anzi, non prendere in considerazione la sfumatura in mezzo è pericoloso sia per un polo che per l'altro. È pericolosissimo e non va fatto. Questa è un po' la mia opinione. E questi erano due commenti che mi avevano colpito, preso in esame particolarmente, e volevo condividere con voi la mia presa di posizione su quello che è stato scritto. Poi voi continuate a scrivere commenti, io continuerò a leggerli, continuerò a mettere i cuori, continuerò a rispondere ed eventualmente continuerò a far video del genere quando troverò commenti particolari. Quindi il prossimo commento in questi video potrebbe essere proprio il tuo.